partenze volanti e arrivi letteralmente travolgenti, si è svolta a Riva dei Tessali la settima edizione del Corririva, manifestazione podistica organizzata da Arcangelo Rizzi in collaborazione con il Club Runner 87 ed il Consorzio dei Tessalini. Il successo per un evento ormai collaudato e sentitissimo era annunciato e le aspettative non sono state certo disattese. 1 a 2 giorni di sport, festa e spensieratezza in una cornice incantevole come quella di Riva dei Tessali. Tutto è cominciato sabato 12 agosto con la gara riservata ai più piccini. 150 piccoli atleti divisi per categorie d'età si sono sfidati in percorsi di velocità che andavano dai 30 ai 150 metri. A fine gara medaglie e premi per tutti in attesa della portata principale della manifestazione, la gara podistica del giorno seguente, quando Riva dei Tessali si è colorata ed ha vestito l'abito delle grandi occasioni con numeri anche stavolta da capogiro. 580 atleti iscritti tra tessalini, ospiti tra cui qualche big del panorama pugliese e partecipanti alla Family Run. Per la cronaca, ha trionfato il tessalino Alessandro Carino, concludendo il percorso di circa 8 km con il tempo di 26 minuti e 30 secondi. Ma la classifica contava davvero relativamente. A fine gara è stata festa per tutti e occasione di ricordare con raccoglimento il compianto Nicola Maldarizzi, avvocato dal cuore nobile e storico tessalino, venuto a mancare pochi mesi fa. Bel colpo d'occhio, tanta gente, i numeri sempre in crescita. Quest'anno poi è ancora più bello perché abbiamo riservato ai tessalini la gioia di avere tanti premi con la partecipazione di esterni limitati quest'anno. Lo scenario qua è sempre da favola, è sempre bellissimo. Sono molto felice perché comunque viene anche ricordato l'avvocato Maldarizzi, per il quale io sono stato molto legato qui nell'ambito di Riva dei Tessali. E sono molto felice, sono un po' teso perché comunque la situazione è sotto gli occhi di tutti, la gente in crescita, gestire una cosa così grande non è semplice, però mi avvalgo della vigilanza che mi dà una mano, degli stessi consorziati che mi sono vicini e del consiglio di amministrazione. Da domani sarò tranquillo, vorrei pensare alla prossima edizione magari dopo l'estate, quando l'intensità lavorativa inizia a diminuire verso settembre-ottobre. Si può pensare già all'ottava manifestazione con qualche novità, con qualche altra bella sorpresa. Quest'anno per la famiglia, per l'azienda di mio fratello, significa ricordare mio padre che dopodomani avrebbe compiuto 100 anni e lo ricorderemo nuovamente sia con una messa che con un brindisi a tutti gli amici. E in particolare il legame che lui aveva con Castellaneta, con Riva dei Tessali che appartiene a Castellaneta. Per il Club Runner è sempre un piacere collaborare a tutte le manifestazioni sportive, soprattutto a quelle organizzate a Castellaneta, dove partecipano o collaborano i nostri soci. Quindi il Club Runner, come sempre, è presente e oggi farà il suo per far sì che la manifestazione abbia un grande successo. La maggior parte dei partecipanti sono tessalini e poi c'è qualche ospite. La cornice è magica, come potrete vedere, da un punto di vista meteorologico al massimo, perché non c'è vento, però c'è un'aria più fresca degli ultimi giorni. Ci sono anche ragazzi e ieri invece hanno partecipato i bambini. È un momento ludico, sportivo e di aggregazione e quindi ci auguriamo che si ripeta per sempre. Lunga vita ai tessalini, al consorzio di Riva dei Tessali e a tutti quelli che ci vogliono bene.